tutti, oggi a gran richiesta vi mostrerò come si inizia a lavorare l'uncinetto. Voglio promettere che l'impugnatura che osserverete in questo video è diversa da quella che normalmente vedete in altri tutorial. Tutto dipende dalla vostra mano. Io mi trovo bene con questa impugnatura e non riesco a fare altrimenti. Ok, iniziamo. Facciamo un nodo d'inizio. Come si fa? In questo modo. Prendete l'uncinetto, girate il filato attorno all'uncinetto, io lo tengo così, giro un'altra volta e tiro. Magari può sembrare complicato, però io ve lo faccio rivedere. Lo faccio piano piano. Allora, uncinetto, fermate il filo, lo girate una volta, due volte, tenete il filato da questa parte e tirate l'uncinetto. Vedete? Effettuato il nodo, noi possiamo successivamente fare le catenelle e dar via al nostro lavoro. Quindi tutto parte dal nodo iniziale. Per fare le catenelle ne facciamo 10, facciamo in questo modo. Filo sull'uncinetto e facciamo uscire l'uncinetto. Filo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora che abbiamo imparato a fare le catenelle, impariamo a fare il punto basso. Abbiamo fatto 10 catenelle. Per girare il lavoro e quindi iniziare il punto basso, facciamo un'altra catenella, ma non la contiamo. Questa serve a creare l'altezza della riga. Quindi una catenella, entriamo nella successiva in questo modo e facciamo il nostro primo punto basso così. Filato attorno all'uncinetto, usciamo una volta, ci rimangono due asole, filato attorno all'uncinetto, tiriamo e abbiamo fatto il nostro primo punto basso. Facciamone un altro nella successiva. Entriamo con l'uncinetto, filato, tiro una volta, filato, tiro e abbiamo creato il secondo punto basso. Facciamo il terzo. Quarto. Quinto e così via fino alla fine. Completati 10 punti bassi, adesso dobbiamo fare il secondo giro. Come abbiamo fatto precedentemente, andiamo a fare una catenella, sempre per creare l'altezza, e giriamo il lavoro. E facciamo la stessa cosa, entriamo nella successiva e facciamo un punto basso. Entriamo nella successiva e facciamo un punto basso. Quindi ogni volta che completeremo una riga per girare il lavoro andremo a fare sempre una catenella d'inizio per quanto riguarda il punto basso. Completato il nostro secondo giro di maglie basse, adesso andremo a visualizzare come effettuare il mezzo punto alto. Come vi ho già detto prima, per fare un secondo giro, un terzo, un quarto, quello che sia, di punti bassi, noi andiamo a realizzare una catenella d'inizio per creare l'altezza. Ma per quanto riguarda il punto basso, per quanto riguarda il mezzo punto alto, noi andremo a effettuare due catenelle d'inizio
1 e 2, giriamo il lavoro, filo attorno all'uncinetto, entriamo qui nella prima asola, filo di nuovo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, vedete, e rimaniamo qui con tre asole, di nuovo filo attorno all'uncinetto e dobbiamo uscire completamente. E abbiamo fatto il nostro primo mezzo punto alto, lo faccio rivedere. Filo attorno all'uncinetto, entriamo nel punto successivo, di nuovo filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, rimaniamo con tre asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo completamente. Secondo mezzo punto alto effettuato, ve lo faccio rivedere. Filo attorno all'uncinetto, maglia successiva, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, rimaniamo con tre asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo completamente. Abbiamo fatto il nostro terzo mezzo punto alto. Ho quasi completato la riga di mezzi punti alti, me ne manca uno, ve lo faccio rivedere. Entriamo nell'ultimo punto, filo attorno all'uncinetto, rimaniamo con tre asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. E abbiamo effettuato la nostra prima riga di mezzo punto alto. Per girare e quindi creare di nuovo l'altezza, sempre 2 catenelle, giriamo il lavoro, filo attorno all'uncinetto, entriamo nell'asola qui sottostante, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, rimaniamo con 3 asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Cerchiamo di lavorare morbide perché se lavoriamo strette ci viene un po' complicato uscire l'uncinetto. Entriamo nella successiva, filo attorno all'uncinetto, entriamo nella successiva, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, filo attorno all'uncinetto e tiriamo il tutto. Abbiamo fatto il nodo iniziale, le catenelle, punti bassi, punti d'inizio, punti bassi, mezzo punto alto. Adesso andiamo a creare il punto alto. Siamo sempre al punto di partenza, quindi per fare il punto alto andiamo a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, filo attorno all'uncinetto, entriamo qui nel primo punto, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, rimaniamo con 3 asole, quindi di nuovo filo attorno all'uncinetto, usciamo da 2, rimaniamo con 2 asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Ve lo faccio rivedere. Filo attorno all'uncinetto, entriamo nel punto successivo, filo attorno all'uncinetto e usciamo una volta sola il filo, rimaniamo con 3 asole, filo attorno all'uncinetto, usciamo da 2, rimaniamo con 2 asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Abbiamo fatto 2 punti alti. Filo attorno all'uncinetto, entriamo nella maglia successiva, filo attorno all'uncinetto, usciamo il filo una volta sola, rimaniamo con 3 asole, filo attorno all'uncinetto, usciamo da 2, rimaniamo con 2 asole, filo attorno all'uncinetto, usciamo il tutto. E questo è il punto alto. Per girare il lavoro sempre 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, filo attorno all'uncinetto, entriamo nel primo punto,
filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, rimaniamo con 3 asole, filo attorno all'uncinetto, usciamo da 2, rimaniamo con 2, filo attorno all'uncinetto, usciamo del tutto. Adesso vi faccio vedere come si effettua il punto altissimo. Partiamo dal punto di inizio effettuando 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Giriamo il lavoro, giriamo il filato 2 volte attorno all'uncinetto, quindi in totale avremo 3 asole. Entriamo nel primo punto, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola e rimaniamo con 4 asole. Filo attorno all'uncinetto, passiamo 2 asole, rimaniamo con 3. Di nuovo filo attorno all'uncinetto, passiamo 2 asole, rimaniamo con 2. Filo attorno all'uncinetto e usciamo il tutto. E questo è il punto altissimo. Ve lo faccio rivedere. 2 volte il filato attorno all'uncinetto, entriamo nel punto successivo, filo attorno all'uncinetto, usciamo una volta sola, abbiamo 4 asole, filo attorno all'uncinetto, usciamo da 2, filo attorno all'uncinetto, usciamo di nuovo da 2, rimaniamo con 2 asole, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Adesso andremo a effettuare i punti bassissimi. Per effettuare i punti bassissimi andremo a fare una catena d'inizio come nel punto basso, in questo modo. Entriamo nel punto successivo, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Vedete? Di nuovo, entriamo nel punto successivo, filo attorno all'uncinetto e usciamo del tutto. Di solito i lavori si chiudono con punti bassissimi. Adesso per ultima cosa vi faccio vedere come fare l'anello magico. Facciamo girare 2 volte il filo attorno alle nostre dita, creiamo una X in questo modo. Prendiamo l'uncinetto, tiriamo il filo dietro, portiamolo in avanti e facciamo una catenella. E abbiamo effettuato il nostro anello magico. Ve lo faccio rivedere. Giriamo il filo, creiamo una X, portiamolo dietro, prendiamo l'uncinetto, tira il filo, e facciamo una catenella. E poi andremo a realizzare maglie basse, maglie alte, quello che sia.
Lo faccio rivedere un'ultima volta, perché so che è complicato. Facciamo una X, prendiamo l'uncinetto, andiamo a prendere il filato dietro e facciamo una catenella. Spero che il tutorial vi sia servito. Iscrivetevi al prossimo tutorial.